motore della Scuderia F1 lo si riconosce immediatamente quando lo si sente passare, merito del suo sound eccezionale, ottenuto grazie all'architettura, all'albero motore piatto, insomma grazie alla cultura Ferrari. Il motore della Scuderia viene da tutti considerato un riferimento nella categoria dei motori aspirati per le super sportive, per prestazioni, per compattezza e per rapporto peso-potenza. Andiamo allora a provarla sul suo terreno ideale in pista. Proviamo adesso la partenza da fermo. Quello che conta non è soltanto la prestazione del motore, ma anche il rapporto peso-potenza. E qui la vettura è stata tutta alleggerita. Il manettino è nella posizione di controllo di trazione escluso, quindi una posizione da pista. Cambio in prima, schiacciamo tutto e andiamo via. Eccezionale la spinta. Sentite la cambiata come veloce. Fortissima la spinta quando siamo partiti. Ha avuto un attimo di spinning, di slip la ruota perché abbiamo il controllo di trazione escluso, quindi abbiamo sfruttato al massimo tutta l'aderenza disponibile dovuta ai pneumatici e ai P0 di sezione decisamente allargata. Il motore della Scuderia F1, che ha la sigla interna F136D, è un motore che è stato ideato e progettato per essere il motore aspirato di riferimento degli anni 2000. Questo motore è veramente l'esempio di come si possa progettare un motore in modo da realizzare il massimo della compattezza e della leggerezza. Subito due numeri, tanto per inquadrarlo. Cilindrata 4308 centimetri cubici, 8 cilindri a 90 gradi, quindi fa una cilindrata unitaria di 538 centimetri cubici. Se andate a vedere i motori più importanti, più famosi, le prestazioni maggiori dei motori più famosi, ritrovate proprio questa cilindrata unitaria. Proviamo questa accelerazione per sentire proprio il motore quando entra in coppia, quando spinge e come girando tra i 7500 e gli 8500, la musica e il sound fantastico del motore. Per cambiare uso di LED che mi avvertono che sto arrivando, quando si accende l'ultimo sono 8500, metto la sesta 8000, 6.500 e il motore è tutta una progressione di musica. Guidare questa Scuderia F1 è una esperienza davvero esaltante, non davvero l'automobile è fonte di emozione, ma soprattutto qui si sente la passione, la voglia, la capacità di chi l'ha progettata, di chi l'ha disegnata, di chi l'ha sviluppata. Complimenti veramente a tutti quelli che ci hanno lavorato, perché questo è un capolavoro di vettura. La Scuderia è una vettura veramente prestazionale che non teme assolutamente nessun impegno esasperato in pista. Infatti è quella che ha manifestato l'accelerazione laterale in curva la più alta.
è quella che in curva realizza un angolo di assetto molto basso, perché non ha bisogno di assetto per creare la deriva dei pneumatici posteriori, in quanto utilizza la convergenza cinematica, e questo vuol dire maneggevolezza. È la vettura che ha spazi di frenata ridottissimi da primato, con un feeling del pedale freno eccellente, uno sterzo pronto, diretto, con un carico giusto e soprattutto un controllo elettronico del differenziale che permette di accelerare in piena curva. In sintesi, una vettura eccellente, sicura per ogni tipo di pista e facile da guidare per ogni tipo di guidatore.